Ecco, subito dopo Agon News, gli aggiornamenti delle notizie, ancora il focus però su quello che è il caso Grecia e quanto il caso Grecia sta influenzando i mercati finanziari. Non solo la Grecia, però da ieri anche la paura della bolla cinese. Ma per analizzare meglio la questione e per sapere quali sono appunto gli andamenti di borsa, visto che dovrebbero aver aperto e potremmo saperne sicuramente qualcosa di più, collegato con noi, come sempre, il nostro Renato De Carolis, il nostro esperto di finanza, analista finanziario. Renato, intanto un buongiorno, grazie per essere come sempre con noi. Non ti sento, però ti vedo. Ecco, adesso ti sento. Appunto, l'augurio di una buona giornata. E questa giornata intanto come parte? Come partono le borse? Abbiamo allora, visto le notizie di ieri. Allora, c'è una partenza positiva. Piazza Affari in questo momento segna un mezzo punto percentuale al rialzo dopo la seduta positiva anche di ieri, chiusa anche ieri al rialzo. Però c'è da dire che tra lunedì o martedì, le sedute successive a quello che è stato l'esito del referendum, il nostro indice ha perso 7 punti percentuali. Quindi situazione che quello che si parla di contagio limitato, ovvero quello che potrà essere gli effetti e le conseguenze sull'Italia, in questo caso per quanto riguarda il mercato finanziario italiano, i numeri parlano chiaro. Milano è la borsa che ha perso di più in queste prime sedute, veniva già dalla settimana precedente al referendum con un meno 5%, tra lunedì e martedì ha fatto meno 7%, ha perso più di tutte le altre borse europee, e questo lascia già pensare un po' quelli che è possibile effetto domino, contagio, se c'è o meno. I numeri, dico, ripeto, parlano chiaro. Oggi, ieri c'è stata una ripresa parziale. Oggi si parte ancora con il piede giusto, con un mezzo punto percentuale, anche le altre borse europee, Germania, Inghilterra, Francia, sono tutte positive, però è ovvio che da un momento all'altro c'è stata poco fa una dichiarazione del presidente della Bundesbank, la banca centrale tedesca, Weidmann, che ha detto le istituzioni europee non dovrebbero allargare il tetto dell'ELA, altri fondi praticamente a disposizione della Grecia, che sappiamo è proprio quello il caso, Renato, la questione più importante. Ecco, prego. Renato, l'andamento dei mercati finanziari oggi sono lo specchio della situazione della Grecia o di quella cinese? Perché appunto adesso sui mercati l'influenza arriva anche da quella che potrebbe essere la bolla della Cina. Gabriella, io aggiungo un altro elemento caldissimo in questo momento. Grecia, Cina, come giustamente hai detto tu, e Iran, perché domani scade l'ennesima trattativa che è in corso tra i 5 paesi più uno, ovvero USA, Russia, Cina, Francia, Gran Bretagna più Germania. Con l'Iran scade appunto questo termine per il nucleare, certo. Sì, quello che è l'embargo nei confronti dell'Iran. La questione, l'ha detto il ministro russo degli esteri russo, ha detto che la questione ora riguarda ovviamente le armi, l'embargo quello, soprattutto riguardo la questione delle armi, che è ovviamente un argomento molto delicato e sentito dalla Russia. Quindi gli effetti di questo mancato accordo, che ancora si tende sempre a procrastinare, a rinviare, questa che infatti le diplomazie di tutto il mondo in questo momento sono in fermento, non solo dal punto di vista greco, porta a scompensi, a ricadute, lo stiamo vedendo, sulle materie prime, con le quotazioni del petrolio e dell'oro che sono scese a dei livelli molto bassi, addirittura l'oro in questo momento sembra puntare sui minimi dell'anno 2015. Renato, giustamente tu hai fatto notare appunto la questione anche Iran, l'embargo, la questione sulle armi, la questione sul nucleare. Effettivamente è un momento caldo su molti fronti e appunto sappiamo la finanza, i mercati finanziari sono sempre specchio appunto di quello che succede. Sono molto sensibili, infatti Gabriella, io adoro questo lavoro perché comporta a essere a conoscenza di tutte quelle che sono le dinamiche politiche, sociali, geografiche, economiche, finanziarie di tutto il mondo. È fantastico. Poi io che seguo in particolar modo il mondo delle valute, ancora di più devo dire, quindi tutto quello che è la macroeconomia, tutto quello che riguarda i vari paesi, non solo l'Europa, tutto quello che c'è in giro per il mondo è fantastico ed è tutto sensibile. C'è questa globalizzazione, gli effetti della Grecia stiamo vedendo, stanno avendo delle ripercussioni, la situazione della Grecia sulle borse
europee direttamente, ovviamente collegate visto che è tutto euro, sull'America. La Cina viene da un periodo di quasi un anno dove ha realizzato una performance del più 150%. E adesso nell'ultimo periodo c'è stato questo, dice appunto, sia venendo fuori questa bolla speculativa, ha fatto meno 30% e comincia, sebbene il governo cinese abbia portato avanti, abbia messo in atto una serie di misure per frenare queste vendite, a volte anche in maniera dittatoriale, diciamo, non proprio come piace al mercato, e forse questo potrebbe essere un elemento. E questo fa preoccupare, perché se il governo sta provando in tutti i modi di frenare queste vendite, questo panic selling, questo sell off, come si usa a definire tecnicamente, e il mercato continua invece a venire giù, è preoccupante, è davvero preoccupante. E io che seguo il mercato delle forex, delle valute, ogni volta che c'è stata una manipolazione da parte delle banche centrali, l'ultimo, il caso del franco svizzero, ha portato sempre a effetti opposti. Quindi anche l'America, quando a suo tempo vietò la vendita allo scoperto, ovvero la possibilità di speculare al ribasso sui titoli azionari americani, ebbe l'effetto contrario. Quindi ora, con tutte le misure, gli atti, i provvedimenti che ha preso il governo cinese, la banca centrale cinese, continuano le vendite. Oggi, prima ho visto, era positivo, ma ovviamente la volatilità Renato, intendo... Prego. Renato, scusa se ti interrompo, perché mi hai fatto pensare, appunto hai parlato degli Stati Uniti che tra l'altro fanno pressing sull'Unione Europea affinché Atene venga salvata. Quali sono gli interessi statunitensi da un punto di vista finanziario perché appunto l'Europa non faccia uscire dall'Eurozona la Grecia? Sì, lunedì scorso, dopo il referendum, quando appunto si aspettava, tutte le istituzioni europee chiedevano, aspettavano a questo punto la prima mossa di Tsipras dopo la vittoria del no al referendum, si aspettavano, hanno detto adesso siamo qui, aspettiamo il primo ministro greco con una nuova proposta, vediamo, sediamoci nuovamente al tavolo delle trattative e vediamo che cosa propone e se ci sono margini per una soluzione. Tsipras, da quello che è risultato almeno da Twitter, invece prima di presentare la sua controparte europea, ha chiamato Obama, ha chiamato il presidente degli Stati Uniti, a cui ha presentato quello che è il piano che lui intendeva poi proporre e ha presentato effettivamente ai creditori. E io ho interpretato questo come una mossa per dire, guardate che io intendo Tsipras, ovviamente adesso vi sto scavalcando quasi, vado a parlare direttamente con il padrone, tra virgolette, del mondo, diciamo Obama, che ovviamente ha un peso notevole, la sua parola, quello che potrà dire lui. Ha fatto questa cosa qui, come anche continua a strizzare l'occhio alla Russia, perché c'è un legame storico anche con la Russia, quindi diciamo che Tsipras fa capire ai creditori, alle controparti con cui adesso si stanno facendo un sacco di incontri, ne sono previsti tuttora formali ed informali, comunque fa capire, io comunque da una parte ho ancora contatti, hanno rinnovato degli accordi commerciali con la Russia recentemente e anche con gli Stati Uniti, quindi... Tsipras strategico, Renato? Prego, non ho sentito. Tsipras in questo momento è strategico. Si sta dando da fare. Ieri ha detto, siamo stati per molti anni un laboratorio su cui avete sperimentato misure di austerity che non hanno funzionato sul caso Grecia ed è il momento di cambiare. Sta portando avanti un programma coerente con quello che è stata la sua campagna elettorale, la vittoria della sua campagna elettorale. Un atto coraggiosissimo, quello del referendum. Alcuni lo vedono un atto coraggioso, altri invece un modo, diciamo pure vigliacco, non che ha delegato al popolo la scelta o meno di accettare quelle che erano le condizioni dei creditori. Indubbiamente resterà nella storia. 5 luglio 2015 sarà indubbiamente è una data che resterà nella storia dell'Europa. Soprattutto dopo domenica, perché come sai benissimo è stata finalmente stabilita, fissata una data, quindi almeno sapremo se ci sarà o meno Grexit, così come è stata battezzata questa possibile fuoriuscita della Grecia dal sistema euro. Juncker ha già detto anche abbiamo preparato lo scenario
quello che prevede la fuoriuscita dell'euro e siamo pronti anche a sostenere da un punto di vista umanitario la popolazione greca perché la situazione è già critica, delicata, le banche resteranno chiuse, la notizia di ieri, le banche resteranno chiuse ancora fino a lunedì, c'è ancora il controllo dei capitali, la borsa di Atene è ancora chiusa, la situazione è quella che è, quindi ha fatto capire noi siamo già pronti ad una Grexit. Farei vedere un'immagine della stampa, riportata dalla stampa, dove fa vedere esattamente quella che è la ripartizione, la suddivisione in questo momento, chi a favore e chi contro la Grexit. Quindi se riuscite anche voi a vedere l'immagine. Ci stiamo provando intanto, Renato. Riporto questa immagine dove si vedono gli schieramenti attuali. Chi è pronti alla Grexit, chi invece dice evitiamolo e chi invece proprio ha detto proprio chiaramente no alla fuoriuscita della Grecia. E quindi qui ci sono diversi paesi, a partire dalla Slovenia fino ai Paesi Bassi, che sono pronti praticamente alla Grexit, e ovviamente spicca la Germania, poi Portogallo, Malta, il presidente dell'Eurogruppo, Lussemburgo e Spagna, evitiamo possibilmente la Grexit, e poi Italia, Francia, Cipro, Juncker e Schulz, che esprimono la Commissione Europea e il Parlamento Europeo, invece sono proprio contrari, no alla Grexit. A tal proposito, visto che ho già la condivisione del mio schermo, vi faccio vedere anche la copertina del settimanale tedesco Der Spiegel, dove vedete la cara Merkel seduta sulle rovine greche, elleniche, e il titolo in tedesco tradotto in italiano La signora delle macerie, dove si mette in evidenza il fatto, il discorso che la Merkel stia perdendo, abbia perso il controllo della situazione che viene definita in questo articolo la signora che tende a rinviare la soluzione dei problemi, a procrastinarli. Nuovamente si è confermata in questa situazione con la Grecia, perché è da anni che si va avanti così, come era da anni che si sapeva che il debito della Grecia è insostenibile, un paese che non ce la farà mai a ripagare i propri debiti, e quindi insomma sta vacillando. E Der Spiegel, utilizzando la frase della Merkel che ha detto se fallisce l'euro fallisce l'Europa, hanno scritto nell'articolo se fallisce l'euro fallisce la Merkel, e quindi anche sul fronte interno la Merkel sta perdendo colpi e ora deve insomma cercare di ecco Renato, ma secondo te potrebbe esistere questa possibilità al di là di un progetto politico, cioè l'Europa potrebbe fallire da un punto di vista economico e politico? Qual è eventualmente il primo fallimento visibile? È quello politico o quello economico? Cos'è che fallisce poi? L'Europa o l'euro? Sì. Allora, prima di tutto c'è da dire che, ricordiamo sempre, bene ricordarlo, il trattato europeo non prevede la fuoriuscita di un paese dal sistema euro. Quindi la Grecia ha detto noi non vogliamo uscire dall'euro, anzi ieri c'era un esponente di Syriza che ha parlato in seduta plenaria al Parlamento Europeo di ieri, dove ha detto l'Europa l'abbiamo creata noi, non ve la regaliamo, proprio usato questi termini, noi non vogliamo uscire dall'Europa, l'Europa è nostra, l'abbiamo fondata noi, siamo morfologicamente noi, coloro che hanno creato la democrazia, quindi l'Europa, e quindi la Grecia l'ha detto chiaramente, noi non vogliamo uscire dall'euro. Però il 20 luglio, lunedì 20 luglio, c'è l'ennesima scadenza da in termini di pagamento, 3,6 miliardi di euro, se ricordo bene la cifra, dove là già la Grecia è in una situazione default tecnico con il Fondo Monetario Internazionale, lo sarà probabilmente se non trovano un accordo il lunedì 20 luglio nei confronti della BCE, e a quel punto sarà insolvente anche nei confronti della BCE, sarà un default anche nei confronti della BCE. Quindi Gabriella, tecnicamente, sinceramente non so ancora, perché uno, non è previsto la fuoriuscita di un paese dal sistema euro, la Grecia non ha nessuna intenzione, cacciarla tra virgolette, Varoufakis, l'ex ministro delle finanze all'epoca disse se proveranno a mandarci via dall'Europa noi faremo ricorso alla Corte di Giustizia Europea, quindi ora come ora è difficile capire quelli che sono i scenari. Sicuramente cade quel teorema detto da Draghi nel 2012, dove disse l'euro è irreversibile, quindi scricchiola, l'ho detto poco fa, la Merkel ha dichiarato nei giorni passati se fallisce l'euro fallisce l'Europa, quindi può immaginare quali implicazioni possa avere la fuoriuscita dell'Europa e le ripercussioni che potrà avere ovviamente su tutta l'Europa. Renato, altra cosa,
Posso far vedere ancora un'altra cosa, è davvero Assolutamente. simpatica questa cosa qui, che sapete che c'è il simbolo dell'euro lì davanti alle istituzioni del Parlamento greco, questo famoso simbolo dell'euro, non so se riuscite Sì, a lo vedere vediamo. l'immagine, Vediamo le dove ci immagini. sono dei... lo vedete? Sì, assolutamente, Renato, ti stiamo seguendo con molta Gabriella, attenzione. Gabriele, stanno facendo i lavori in corso sul simbolo, guardate, lo stanno smantellando, cioè proprio simbolicamente sembra che questo povero euro, anche da quello che è il simbolo che è rappresentato proprio davanti alla sede del Parlamento europeo, sia proprio questo euro, sta perdendo colpi. Qui vabbè, sono dei lavori di manutenzione, però in questo contesto storico fa ridere, fa veramente sorridere questa situazione Si potrebbe sembrare che... un'immagine Eccola metaforica. qui, eccola qui, cioè veramente spiega quello che è in questo momento, diciamo, la situazione della nostra povera moneta e quindi tutto l'euro, quello che potrà essere, insomma. Ecco, ti volevo chiedere prima, perché abbiamo parlato proprio ieri di quello che può essere fondamentalmente considerato un paradosso, paragonando l'Europa agli Stati Uniti. Negli Stati Uniti esiste un principio di mutualità, per poter aiutare, gli Stati. Ricordiamo che gli Stati Uniti sono una federazione, di Stati. In Europa, però, questo principio di mutualità non esiste. Esiste soltanto questo fondo salva stati che ogni tanto sentiamo nominare, ma addirittura nei trattati firmati quando l'Europa si costituì, una delle imposizioni fu proprio quella: gli stati non si possono aiutare tra loro. E io ti chiedo, Gabriella, ma te, ma tutti noi ci sentiamo effettivamente europei? Nel senso che abbiamo una storia, è vero, di Europa, ma alla fine le divisioni interne, che sono anche positive, non voglio dire adesso da un punto di vista, fare un discorso di razzismo o altro, Germania ha le sue peculiarità, ha la sua storia, la Francia ha la sua, l'Italia, così prese singolarmente va bene, ma Europa... Non è che, insomma, c'è questa mutualità, come giustamente tu hai detto, questo senso di appartenenza all'Europa manca, quindi non c'è una storia in questo senso. E questo si vede e si sente nei momenti di difficoltà, dove poi all'interno dell'Europa ci sono dei paesi come la Germania in primis, che hanno ovviamente un potere maggiore, manca quella solidarietà agli altri paesi. Lo stesso discorso che la Merkel, dopo l'esito del referendum, vola a Parigi e va a parlare con la del presidente della Francia, quando invece dovrebbe essere richiesta una collegialità, cioè dovrebbe essere tutta l'Europa riunita adesso di fronte alla Grecia e cercare di risolvere la situazione. Il discorso che l'altra parte sia simbolicamente raffigurata con la Merkel fa capire un po' quella che è l'Europa in questo momento, diciamo, non è proprio un'Europa di tutti gli stati rappresentati, ma sono solo le potenze più importanti che ha un peso maggiore all'interno di questa Europa. Renato, e poi America. ancora noi stiamo continuando a parlare di Grecia, ma cosa sta succedendo in realtà in Cina? In Cina, io anche c'è da dire, altra situazione che è successa ieri è quella degli Stati Uniti, dove 3.500 voli sono rimasti a terra Certo, la United per un non ha problema decollato. informatico. La borsa di New York sospesa per 3 ore, che poi vabbè, il prolungamento è dovuto anche al fatto che dovevano cancellare manualmente tutti gli ordini che erano rimasti pendenti, e poi il Wall Street Journal, che è la versione online, è rimasta Si è ferma, non era pensato, accessibile in questo periodo. abbiamo Renato veramente 1 minuto e mezzo prima di chiudere, si è pensato addirittura a un possibile attacco hacker. Potrebbe, perché ora come ora ufficialmente non è quella la versione, anche perché magari non si vuole spaventare la comunità finanziaria, ma non solo quella finanziaria. Si dice che non è quello, però la coincidenza di situazioni tre nel giro, quasi anzi contemporaneamente si può dire, perché era stata appena risolta quella dei voli, dei 3.500 voli della United Airlines, subito dopo c'è stata quella di Wall Street, 3 ore di blocco. E poi contestualmente e contemporaneamente quella del Wall Street Journal, quindi insomma è una coincidenza che è troppo grossa che fa Sì, pensare ad un attacco mirato. ricorda effettivamente ben diverse, ma una serie di coincidenze che colpirono al cuore gli Stati Uniti un po' di anni fa,
Ieri gli Stati Uniti colpiti al cuore fondamentalmente della loro economia, colpendo simbolicamente tra l'altro dei colossi dell'economia statunitense. Sì, no, il discorso informatico è molto delicato. C'è stato anche un esperto informatico che su un volo della United Airlines di qualche mese fa, questa notizia, dove lui dimostrò che riusciva ad accedere ai computer di bordo, faceva venire giù le mascherine d'ossigeno, quindi per dimostrare quanto sia inefficiente il sistema di sicurezza informatico americano. Guarda caso, a distanza di mesi, proprio la United Airlines ha avuto questo intoppo, non sappiamo di che natura, ieri. Sicuramente è un argomento molto molto delicato e che gli americani non vogliono, insomma, anche dire, ammettere che c'è questo problema, questa debolezza, perché andrebbe a rafforzare, anche se è evidente, insomma, che un problema c'è, un problema tecnico c'è. Renato, siamo arrivati alla fine del nostro collegamento. Intanto, come sempre, grazie per la tua disponibilità e per le tue attente analisi. Ti auguro, intanto, visto che giovedì, un buon fine settimana. Noi ci rivediamo puntuali la prossima, invece. E vedremo come concluderà questa settimana. Domenica, deadline, vedremo Grecia assolutamente dentro o fuori. Ci rivediamo la prossima settimana, Renato. Grazie e buon per weekend. Grazie a tutti voi. Grazie. Grazie.